Una rivoluzione culturale e sociale a Teramo. Lo storico liceo scientifico Einstein, dall'angusta e periferica via Sturzo, si trasferisce armi e bagagli in uno degli edifici più belli e monumentali della città, l'ex istituto tecnico Comi di Viale Bovio. Una scuola che ha ospitato per anni le classi della ragioneria, oggi dislocate alla Cona insieme ai programmatori. Un edificio imponente, rimasto chiuso per oltre 10 anni a causa del terremoto del 2009 e che oggi riapre le sue classi, ristrutturate dalla provincia di Teramo, ai primi 500 studenti dello scientifico teramano. La preside Clara Moschella sogna di riunire tutti i 1000 alunni dell'Einstein nell'ex Comi entro il prossimo anno scolastico. Siamo felici e emozionati per questa avventura. È un sogno che si accompagna ad un progetto piuttosto ambizioso, che è quello di riportare nell'arco del triennio tutta la comunità del liceo scientifico qui nella sede di Viale Bovio, grazie anche alla ricostruzione dell'edificio adiacente. Il liceo scientifico ha sempre avuto due sedi grazie al notevole numero di alunni iscritti. In un primo periodo oltre 1000, siamo per la precisione 1036, e il trend nazionale ci conforta perché è un liceo con un curriculum particolarmente forte, anche poi testimoniato dai successi dei nostri ragazzi all'università, così come confermato dalla classifica di Eduscopio. Questo antico edificio è sicuro? Questo antico edificio è sicuro, ha un indice di vulnerabilità sismica pari a 0,82, quindi uno degli edifici più sicuri del teramano, delle scuole teramane. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie. Intanto il quartiere di Viale Bovio fa festa per la riapertura della scuola e il ritorno in centro di tanti studenti. Non se ne vedeva l'ombra da anni, è tornata la vita, dicono. I commercianti della strada per l'occasione hanno affisso manifesti e legato palloncini colorati in segno di accoglienza. I ragazzi sono un po' spaesati, ma contenti. La riapertura del Comi è uno dei pochi esempi di ricostruzione realizzata in città.